Ciao a tutti ragazzi, qua è Camilletto che vi parla e benvenuti in questo nuovo video della Road to Plat. Oggi vedremo 3 game top in attesa di vedere il prossimo video sempre di questa serie che ci sarà da ridere, in cui magari vedremo i match troll che capitano perché sono veramente tanti. E qui intanto vediamoci alle prese con Jax con il flash della vergogna, così io l'ho rinominato riguardando questa spezione del video. Non so perché mi sono flashato così presto, non serviva. Errore mio, Nasus si salva veramente con pochissimo. Ho scelto Jax in realtà per counterare Master Yi in particolare, trovo che sia formidabile. Qui guardate, riesco a tenerlo nell'arrivo del nostro jungler, Twitch, che sbaglierà. Come potete vedere, molte E, ha utilizzato la sua E troppo presto, non ha accumulato tutti gli stack, comunque si prende la kill. E come vedete abbiamo un bel team composition con mio stun ad area, poi abbiamo l'ultimate di Varus. Abbiamo anche Thresh che di CC ne porta molti, senza parlare del Fear di Fiddle. Per cui nel teamfight siamo messi bene. Adesso qui guardate come sbagliamo in maniera clamorosa. Errore soprattutto mio direi, ma anche di Twitch. Guardate, qui regaliamo una fantastica double kill al nostro Nasus. Mamma mia, che vergogna. Che vergogna, ragazzi. Comunque, vediamo qua, siamo al minuto 8. Come vedete siamo 2-2. Di farm io sono abbastanza sopra, ma terrò, come vedete. Se guardate in basso a sinistra potete notare gli stack di Nasus, che sono molto pochi. Avere al minuto 9 qualcosa 50 stack sono davvero pochi. Infatti lo costringerò a farmare tantissimo con la sua e non riuscirà a utilizzare al massimo la sua Q, per cui sarà un Nasus abbastanza inutile nei team fight, proprio perché il suo danno non sarà così elevato come ci si aspetta invece da questo campione. E cercherò tantissimo di pushare la sua lane. Qui guardate, ovviamente non è facile poter counterare una gank di Twitch, perché non potete vederlo senza una pink, ovviamente. Per cui qui ci prendiamo la torre al minuto 10. Abbiamo Fiddle 3-0 che si sta comportando benissimo. E qua, più che andare di rotazione come nell'altro video, decido di pushare al massimo per negare a Nasus tutti gli stack possibili. Qui la scelta è proprio stata indirizzata in questo verso. Vado top, ragazzi, voi pushate le altre lane. Qui guardate, intanto Nasus sbaglia anche il posizionamento, si mette dietro di me verso la mia lane, e qui quando i danni che fa Jax sono incredibili, per cui Nasus non sono decisamente più avanti di lui al momento. Continuo infatti a pushare top, come potete vedere Nasus è costretto a non avvicinarsi troppo, quanto gli salto addosso ogni volta che posso, quindi va in giungla o perde del farm. Vedete, a 76 o 112 creep in più, ma i suoi stack sono 81 se non sbaglio, e al minuto 15 sono davvero pochi. Questo è un Nasus al momento inutile, nonostante comunque il danno c'è, non è che non lo fa, ma non è, non va bene insomma. Un Nasus con quegli stack va malissimo. Adesso guardate qua, ovviamente salgono Nida e Master Yi, le altre lane sono molto scoperte, e questo va tutto a vantaggio del nostro team, che può prendersi tranquillamente un drago in solitudine, visto che molti dovranno venire top per cercare di abbattermi. Guardate, Nasus gira nella nostra giungla per cercare buff o non protegge la lane, è costretto a utilizzare il teleport per venire a difendere la torre che avrei buttato giù in un secondo. Come vedete qua, io già ho preso una Shin, sto finendo la Blade of the Rune King, vado ancora sotto. E adesso qui guardate, qui me la gioco molto bene, fra poco non succederà così, ma qui me l'ho giocata bene. Nasus con poca vita, ingaggio con la E, mi prendo tutti i danni possibili del mondo e quindi riesco a ucciderlo. Avrei potuto anche uccidere probabilmente Master Yi, ma una Q di Master Yi per me quella mossa è broken, siete intargettabili, non avrei potuto fargli nulla, per cui ho deciso di non andare. Qui si presenta la stessa situazione il minuto dopo, questa volta me la gioco male. Master Yi ingaggia, mi prendo troppi danni con il rosso e vedete, qui ho utilizzato la mia W, non l'ho colpito perché quando Master Yi utilizza la Q non è che non potete fare niente. Ci sono 5 secondi di schermata neri e vediamo al minuto 22 in cui siamo vantaggio. Vedete, buon vantaggio. Qui ancora Twitch sbaglia la E,
prendendoli da dietro. Bel grab di Thresh. Io mi prendo i danni della torre e guardate, continuo a prendermeli perché ho visto Master Yi. Ero sicuro che si sarebbe lanciato su di noi, ma avevo la Q disponibile. Come vedete, lui non può killarmi e adesso Varus lo finisce. Per cui qui, carneficina da parte nostra, ci prendiamo una torre, probabilmente ci prendiamo anche l'altra, vediamo un po' che succede. Esatto, e queste sono le situazioni che odio perché guardate, Varus smettono di colpire l'inibitore. Guardate quanto, è una cosa proprio che detesto, cioè io ci sono morto, gli altri avrebbero potuto tranquillamente prendere l'inibitore e questo ci ha fatto perdere molto tempo. Torno top, non voglio dargli la torretta, qui Master Yi non so cosa avessi in mente di fare, si prende una valanga di danni, lo blocco lì e mi regala una kill e tanto farm, quindi continuo a pushare tranquillamente. Ho 70 minion in più quasi di Nasus che adesso ci lascia le penne, come vedete al minuto 26 questo game è totalmente da parte nostra. Riusciamo a ingaggiare con molta facilità, abbiamo 10.000 gold in più degli altri, 5 torrette in più che sono tantissime. Qui guardo solo l'inibitore, non mi disinteresso completamente degli altri perché bisogna guardare prima agli obiettivi nella mappa e gli inibitori sono proprio tra questi. Adesso vediamo un po' che succede. Se arretriamo, disengage da parte nostra e sì. Ce ne torniamo in base 7-0-7 di Fiddle, il grande score. Io spadino del re, l'idra mi sono preso, non me lo faccio quasi mai su su Jax. Mi sono fatto un bel Hydra, un Ravenous Hydra qua. Così, tanto per, eravamo veramente molto avanti, 27-10. E adesso andremo a concludere la partita al minuto 28. Questo possiamo definirlo un easy game. Totalmente counterato Nasus al massimo, giocato aggressivo e così dovete andare contro Nasus per negargli tutti gli stack possibili. Mentre il prossimo game sarà simile ma sarà molto più combattuto e vedremo il motivo. Intanto qui una bella vittoria da parte nostra. Postai la foto di questo game alcuni giorni fa sulla mia pagina Facebook, mi avete chiesto a gran voce di mettere la partita, per cui eccola qua. Come vedete sono Renekton, un safe pick dal mio punto di vista, fortissimo early e come vedete ho contro Olaf. In early nei primi livelli Renekton è avvantaggiato, ma come vedrete a breve, quando sbagliate i trade, come mi capita in questo momento, un champion come Olaf e anche Aatrox, che è presente nell'altro team, vi può totalmente distruggere. Guardate quanta poca vita ha Olaf e quanta ne ho io. E come vedete è impossibile per Renekton, ingaggiare e avere un close trade con un champion che basa la sua forza sugli auto-attack. Qui intanto doppia ultimate, non prende la W in quanto Olaf è immune. Ma quello che succede è che Olaf, basando tutto sulla velocità di attacco della passiva e sugli auto-attack e sul reset dei suoi danni puri, quando voi ingaggiate con Olaf e avete finito il vostro giro di skill per i cooldown, non potete sperare di vincere nell'uno contro uno. Invece bisogna ingaggiare brevemente e poi fuggire ogni volta, così va assoluta. È la tattica l'unica che potete attuare con Olaf contro dei campioni simili ad Olaf. Per cui è stata una lane in realtà molto combattuta. Io ho cercato in tutti i modi di non stare troppo scoperto in mezzo alla lane, perché è successo varie volte che sono morto, quasi morto. Però come vedete qua al minuto 17 ho 3 kill, sono morto 2 volte. Olaf era 2-3, quindi è stata una bella battaglia nella lane, veramente una bella battaglia. Adesso comincia una rotation dopo aver buttato giù la torre a quel minuto, al minuto 18-17 più o meno. C'è stato un bellissimo grab al buio, alla cieca di Amumu. Abbiamo presa e adesso ci andiamo a prendere la torre mid, come vedete. E quasi la torre top, avrebbe potuto seguirci probabilmente Amumu. Avremmo presa più facilmente, invece adesso guardate. Arriva Aatrox, ci chiude a me e a Teemo. Ho deciso quindi di non utilizzare subito l'ultimate perché non avevo visto Olaf, che invece riesce a grabbare, per cui attivo l'ultimate, mi prendo subito Aatrox. Olaf è difficile da agguantare, soprattutto se utilizza la sua di ultimate, per cui
In questo caso però, come vedete, rispetto al game di prima, in cui tutto il mio team era molto ben messo, qua ci sono... siamo 15 pari, ma io ho 6 kill. Praticamente anche fino a poco tempo fa, fino a pochi minuti fa, l'unico avanti nel mio team ero io. E la differenza di essere avanti per un tank è quella di potersi tankare ovviamente molto più facilmente tutto il team avversario, soprattutto con un champion come Renekton. Adesso qua ho provato a difendere Varus fino all'ultimo, non ci siamo riusciti per un pelo. Vedete, Olaf è una furia quando all'ultimate non potete fermarlo, quindi se vai e decidi di andare sul carry ci vai, probabilmente lo uccide. La differenza di essere avanti di gold, di kill, di oggetti per un tank, per un champion come Olaf, rispetto magari ad un team che voi potete tranquillamente ingaggiare molto più facilmente tutto il team avversario. E così è successo. Infatti la nostra bot lane era messa molto male all'inizio, eravamo sbilanciati, il team avversario era messo molto meglio. Poi nei teamfight invece le cose sono decisamente cambiate, proprio perché la presenza forte di Renekton si può far sentire, soprattutto quando ha così tante kill, ha così tanti gold. Infatti qua vedete, riusciamo a stoppare il Baron praticamente solo io, con l'aiuto poi di una Q di Varus. Adesso però qua ci sarà un errore da parte mia per primo. Come vedete entrerà Akali adesso subito di ultimate, e qui non ci ho creduto. Magari avrei potuto, invece di fuggire, sarei potuto rimanere un po' di più, attivare l'ultimate decisamente un po' prima, perché per un pelo Akali non ci lascia le penne, per veramente poco, guardate. Ma Thresh prende una via sbagliata per passare e si fa inseguire, per cui adesso ci troveremo in una situazione di 5 contro 3, perché sia io che Thresh siamo morti. Ultimate al bacio di Leona, e adesso loro ovviamente vanno per il Baron. E qui bravissimi gli altri tre del mio team nel decidere di pushare, perché il Baron era incontestabile, per cui hanno provato a prendersi una kill, ma Akali si è fatta una double incredibilmente da sola. Qui non avete ben visto, ma in realtà Mumu si è un po' disinteressato di lei e è andato per... Akali è una furia, non c'è niente da fare. Questo trade al minuto 33 è fantastico, guardate Teemo quanti danni si prende lì in mezzo invisibile. Però poi riuscirà a shottare Quinn subito, e adesso, anche se lui è morto instant, come potete ben vedere, la mia ultimate con la Sunfire e i danni ad area che posso fare con la Q si fanno tanto sentire. E qui abbiamo combattuto egregiamente, c'è stato un rischio perché Teemo stava per morirci lì in mezzo per tutti i danni che si è preso, ma buon per noi. Qui abbiamo, vedete, siamo in una perfetta situazione di parità, gold siamo sotto, o leggermente sotto, e tutte le kill sono sbilanciate, anche il farm in realtà tutto da parte mia. E adesso ci sono gli ultimi due trade, se non sbaglio. Nell'ultimo Mumu ingaggerà benissimo, qui un po' meno, ma guardate. Talisman attivato da Thresh, se non sbaglio. Attiva l'ultimate, purtroppo non prende Quinn e Akali. Io adesso qui decido di difendere Varus e Amumu, per cui vado su Aatrox, sbagliando in realtà. Però guardate quello che succede, io rimango full vita e praticamente riesco a killarli facilmente tutti. Qua adesso vedo Quinn libera, per cui mi butto su di lei. Però guardate un champion come Aatrox, con metà vita, come riesce a buttarmi giù. Io avevo l'Ignite e questo è il motivo per cui lui fuggirà. Ma non ero così sicuro di poter vincere il trade con lui, con Aatrox a metà vita. Per cui un uno contro uno con un champion così come lui non è assolutamente facile per Olaf. Ed è il motivo per cui Olaf in lane counterà tanti champion simili, perché con degli small trade può riuscire bene nell'impresa. Ma in late game, in uno contro uno, le cose si fanno molto differenti. E adesso qui guardate, ci sarà un bel flash, se non sbaglio, di Amumu. Esatto, non prende Akali ma prende subito Quinn, e come vedete io vado diretto su di lei. Riesco a tenere alla larga Aatrox e Leona, per cui il mio team era in totale solitudine, ha potuto tranquillamente distruggere Akali senza pensarci due secondi. E qui siamo tutti vivi e adesso andremo a chiudere la partita. Anche il terzo game ci vedrà nella top lane. Nella prossima, ragazzi, vedrete
game troll, che partite che capitano nelle ranked, non solo di gente che trolla, ma vi assicuro che vedrete cose particolari. Però il terzo game è anche molto interessante da vedere, perché qua siamo riusciti a vincere anche grazie a tutto il vantaggio che ho preso in early game e nelle altre lane dopo aver buttato giù la torretta top. Il terzo invece sarà un po' differente, con un champion diverso dal solito. Ci ritroviamo top con Malphite, tra l'altro come vedete Jax nella First Blood si è preso rosso e blu per un erroraccio del nostro jungler che non vi ho mostrato per la vergogna. Detto questo, Malphite al mio avviso rimane uno dei campioni migliori all'interno di tutto il reparto Champions di LoL ed è un grandissimo counter di Jax, perché può abbassargli l'attack speed. Questo champion secondo me è decisamente broken, per cui in lane potete farmare, adesso sto sbagliando diversi minion, sto notando, ma potete farmare e counterare un campione forte come Jax. E vi ripeto, anche se io mi capita quasi mai praticamente di utilizzare Malphite, qua come vedete ci sono dei bellissimi trade e a differenza della partita con Renekton vedrete un po' cosa succede durante i teamfight. Qua adesso aspetto Xin Zhao, cerco un po' di bait perché come vedete ovviamente prova a lanciarsi su di me e qua guardate il bellissimo salta, ma lo blocca in aria Xin Zhao e mi prendo una kill. Vedete, siamo 28 minion a 18, comunque ero avanti di farm e siamo al minuto 8, livello 7, continuiamo qua a farmare in totale tranquillità. 32 minion e 42 da parte mia. Come vedete ho 2 Dora Ring e un po' di armor. E vediamo come ce la caviamo in questa lane. È una lane che può essere anche un po' noiosa, perché come vedete io ho maxato lo slow con la Q, sia per i danni sia appunto per il rallentamento, perché quando vi salta addosso Jax ha meno possibilità di riuscire a fare il massimo numero di danni possibili. Però dopo un po' Jax comincia ad avere tanto lifesteal, per cui non è facile arassare e cercare un po' di danno per tenerlo sulle corde. Però ci si può riuscire, infatti come vedete lo costringo sotto la lane, sotto la torre, scusate. Quando posso gli lancio sempre qualche bella Q, lui si lancia ogni volta che può. Come vedete i danni comunque si fanno sentire, ma anche da parte di Jax. Maxare la Q può essere vantaggioso contro un champion come lui. E infatti qua poi utilizzo Ultimate Ignite. Arretro un pochettino e aspetto che muoia in totale solitudine. Per cui qua mi ritrovo 2-0, 1-2 invece Jax che comincia a essere indietro. Il mio danno, come vedete, con tutti i punti sulla Q si fa sentire. Jax ovviamente non è buildato tank, non ha senso buildarlo tank all'inizio. Come vedete non salta su di me. Adesso utilizzo subito l'ultimate appena vedo arrivare il nostro bel jungler. Lancio un'altra Q in totale tranquillità. Terza kill. Come vedete, come prima sono molto avanti, probabilmente anche più avanti. Prima un paio di volte ero morto nella lane e adesso al minuto 13 buttiamo subito giù la torre. Continuo. Qui ho chiesto come sempre al mio team: che faccio? Costringo il resto del team avversario a venire top perché pusho molto la lane, oppure vengo ad aiutarvi? Loro hanno detto no, continuo a pushare. Però come vedete siamo 11-5 e delle 5 kill 3 ne ho fatte io, per cui anche in questo caso il resto del team non è messo bene. Adesso qui utilizzo tutto, volevo una kill certa, non volevo rischiare di vedere un Ryze che si potesse flashare e fuggire da me. E qui vedete subito approfittiamo e andiamo a prenderci un'altra kill. Qui purtroppo ci troviamo in una posizione bruttissima. Tra l'altro Lux con l'ultimate non colpisce praticamente nessuno, perché Aatrox era morto, sta breccando la sua passiva. E qua vedete non si salverà mai il nostro jungler, per cui in questo caso guardate, però la nostra bot lane si era totalmente disinteressata del fight, non riesce nemmeno a prendersi la torre. Avrebbero dovuto seguire assolutamente la bot lane avversaria. E qui guardate, Blitz
sgrabba così, cominciano a combattere, nonostante fossero inseguiti dall'intero altro team, combattono, non si sa bene cosa stiano facendo. Tra l'altro mi ricordo che questo Citex nel Champion Pick, durante la selezione dei personaggi, uno aveva detto che avrebbe trollato, e effettivamente qualcosina ha combinato, per cui evidentemente era già abbastanza conosciuto, poi non so. Comunque guardate, adesso riusciamo a effettuare una double kill. Qui vedo Caitlyn messa male, non volevo lasciarle scampo. Qui non so perché Xin Zhao e Jinx mi sono disinteressati totalmente di tutto quanto. Qui guardate, mi ero salvato, non so come, durante il mio engage, per cui comunque questo vi dimostra che Malphite è un champion che può tankarsi tutto, nonostante fossi veramente l'unico fiddato in pratica del mio team. Siamo 24-11, come vedete, bellissimo qui il flash pronto di Caitlyn. Siamo molto indietro, l'unico più avanti sono io, però a differenza del game di prima non riuscirò a tankarmi tutti come prima, più che altro perché il mio team si comporterà parecchio male nei teamfight. E qua infatti guardate, questa situazione per noi è stata una boccata d'aria incredibile. Qui guardate come si salva con pochissimo Xin, ma qui ci troviamo con un teamfight vinto, prima bot e poi mid. Quindi adesso le possibilità eravamo abbastanza galvanizzati, perché la possibilità di rimonta c'era. Siamo al minuto 25, come vedete i gol di differenza ci sono, non sono pochi. Però come torri più o meno siamo lì. Adesso guardate quello che succede qua, che questo vi fa capire quanto il mio team fosse dannatamente squishy. Non avevamo visione del Baron, non ce l'avevamo, come vedete non ci sono ward, ce n'è uno al centro che li vediamo. Piano piano io qui decido di andare su Jax, so quanto sia pericoloso, e il resto del mio team, guardate come muore in un secondo. Missa l'ultimate Jinx, guardate che roba, eh. Ryze ha totalmente disintegrato, c'è stata proprio, non c'è stata unione di intenti, ognuno è andato così, a caso, e abbiamo straperso un teamfight con un Baron che purtroppo ci ha condannato, ci siamo arresi. Ah ragazzi, ne vedrete delle belle nel prossimo video, ma il prossimo comunque sarà una guida, e sapete già su di chi, sulla pagina l'ho scritto. A presto!